Carissimi amici della Pogonotomia, ben ritrovati. Eccoci qua di domenica di nuovo a fare un video e per presentare qualcosa di nuovo che mi è arrivato dopo una botta di culo, come si direbbe in francese, perché su eBay, il rasoio che cercavo da tempo, un rasoio raro comunque da trovare perché non si trova da nessuna parte, il Paradigm. Il Paradigm, in questo caso il modello è il Diamond Black. Ecco, come al solito il cane abbaia mentre io faccio il video, ma è normale perché lui ovviamente vuole attenzioni e capisce che io sto parlando con qualcuno, lui pensa che parli al telefono e quindi abbaia perché lo fa con il telefono. Ma portiamo pazienza. E qua, perché Diamond Black? Perché riprende questo motivo a diamante, diciamo così, del manico, che lo rende molto stile antico, stile proprio stile antico, diciamo così. Non saprei dire che epoca può ricordare, magari un inizio Novecento. In realtà il rasoio è fatto adesso, acciaio ovviamente della migliore qualità, prezzo chiaramente non alla portata di tutti e soprattutto non si trova, quindi l'ho su eBay, ho avuto una botta di fortuna e via. Con cosa lo proviamo? Lo proviamo con intanto un pennello che ringrazio tantissimo, veramente di cuore, Marco Rinaldi che me lo ha prodotto e me l'ha venduto. Questo è il mitico pacemaker, che non è lo strumento per il cuore, ma è il nome di questo pennello, fabbricatore di pace. Ecco, realizzato con intanto un ciuffo in tasso ad alta densità di pelo. E devo dire che io l'ho provato in questi giorni già tante volte, eccezionale. Con una particolare materiale con cui vengono blindati, se non erro, mi perdonerà Marco se sbaglio. Vengono blindati alcuni particolari tipi di proiettili e grazie a proposito dei proiettili, eccoli qua, questi proiettili che sono, diventano gli occhi di questo teschio, proiettili 9 mm per 21, sono ovviamente resi inoffensivi, chiaramente, evidente. E ecco qua, molto particolare, molto verde militare, quindi anche... Qua, Diamond Black, pacemaker, Diamond Black è il rasoio, sono ovviamente mattina presto, come sempre sbagliamo. Con cosa, quindi ancora grazie Marco Rinaldi per questo grande privilegio che mi hai concesso di poter avere uno dei tuoi pennelli. Questa è una crema che io ho acquistato tempo fa, ma tanto tempo fa. Sempre quel negozio di Cuneo in cui ogni tanto vado quando passo da Cuneo, la Lea spagnola, la conoscete sicuramente, l'avete già vista, ma io non l'ho ancora provata, quindi la proviamo con questa crema Lea spagnola, la barba di 2 giorni. E come lame, quando io provo un rasoio nuovo, ovviamente non può mancare la Kai. Allora, eccola qua, la Lea, che barattolone, che tubone. 150 grammi. Allora io farei così. Io bagnerei il viso. Vediamo che l'acqua si scaldi. Lei ha prodotto economico. Non costa cara, eccola qua. È dal 1823 che la fanno. Allora andiamo a inserire nel ciuffo del nostro teschio che vi saluta un po' di Lea. Ecco qua, direi che è di giusta qualità. Riponiamo subito la crema. La riponiamo e andiamo a facciamo così, eh?
Senza acqua per ora, sono umido, eh. Guardate che bel ciuffo. Stendiamola. E adesso aggiungiamo l'acqua. Monta proprio bene. Regolo la giusta consistenza di montaggio, almeno per i miei gusti. Ecco. Ripongo un attimo il pennello. Ma non ho armato il rasoio. È la mattina presto, ragazzi. Dopo una settimana di sveglie ancora più presto, armiamolo in un attimo il nostro paradigmatizer Shaveware Diamond Black. Eccolo qua. Andiamo. 0,8 il gap di esposizione, quindi piuttosto esposto, ma di una delicatezza notevole. Quindi progettato molto bene, perché 0,8 è già una posizione non da ridere. Eh? Io che sono abituato agli 0,6, 0,1. Con la CAI è spietato. Bene, pelo andato. E adesso passiamo all'obliquo. Risciacquiamo il viso e rimettiamo in funzione il pacemaker di Marco Rinaldi. Tanto ringrazio tutti gli amici che mi hanno chiesto come mai non avessi
fatto video nelle ultime settimane, beh, dopo le discussioni, dopo le polemiche che tutti conoscono, ho riflettuto, siccome io non ho niente da guadagnarci, non sono obbligato a fare video, non ha senso forzare la mano, cioè se c'è qualcosa da far vedere, bene, se no si salta. Questo è assolutamente un divertimento. E essendo un divertimento ci si diverte. Quindi oggi andiamo a far vedere cose nuove, bene, se la prossima settimana non ci fossero cose nuove si salta. Se no diventa poi un lavoro, no? Cioè andare. È anche una spesa notevole, perché tutte le settimane se io non ho una cosa nuova da dire, non la faccio, me la compro, o ripeto la rodatura. Ecco qua. Scorrere, eh? Scorrere, scorrere, volevo dire, però. Canta anche come un soprano, eh? Quindi non vorrei mai ritrovarmi affettato. Ecco qua. Anche l'obliquo è andato. Adesso andiamo di contropelo, leggero, eh. Questo ciuffo di tasso ad alta densità tiene molto bene il montaggio, come vedete. Ho dovuto allungare io, però, diluire un po' la crema, che non era tantissima, eh. Eccoci qua. Allora, leggero, leggero. Passate lunghe, ben distese. Adesso abbiamo anche uno che scarica. Il cane però si è placato. Ok.
Direi a posto. Sono contento. Allora, tocchiamo un attimo due cose e il viso soprattutto con acqua fredda. Siamo alla perfezione del taglio, eh? C'è un piccolo red point, sì, ma proprio una robina. Allora, ormai ho preso l'abitudine con il nostro witch hazel e qualcuno mi ha detto che fa schifo come profumazione, ma non è, cioè la profumazione effettivamente non è attraente, però non serve per essere profumato. Dovrebbe servire ad astringere i pori, quindi poi lo copriamo con la profumazione vera dell'aftershave. Lo preferisco al lume di rocca. Non dispongo della lume di rocca, ma dispongo di questo. Lo facciamo asciugare. Ecco qua. Stringe. E beh, a questo punto non possiamo che farla bidata, anche qua. Lea, Classic Aftershave Lotion Espagnol con sandalo, bisabolol, glicerina e mentol. Che non so da voi cosa sia il bisabolol, ma mi fido degli spagnuoli. Eccolo qua. Oh, viene giù tanto. Qui siamo veramente a un profumo classicissimo, eh? Però buono. Classico, dopo barba una volta. Punta Marognola. Direi anche abbastanza elegante, non è volgare. Bene, allora, qui abbiamo un pezzo importante. Un pezzo importante che tra l'altro è difficilissimo da trovare, ma costoso, perché stiamo parlando di un rasoio da più di. Mi pare sui 250 dollari costi nuovo, ma non si trova. E io ho avuto la fortuna di trovarlo al prezzo praticamente eccellente del point, cioè una stupidaggine. Di trovarlo a un prezzo diciamo favorevole e così erano, devo dire, anni che cercavo un paradigma a queste condizioni. Con scatola mai usato, tra l'altro, non so come mai questo qua lo sia comprato, ma perché è nuovo, cioè anche la scatola si vede proprio perfetta, insomma. Rasoio pesante, rasoio importante, rasoio esposto qui, poi probabilmente dovuto a un mio errore, ma perché poi vedete che è una robina. Però nonostante sia 0,8 non fa danni. E questo può piacere a chi non ama rasoi troppo delicati. Poi il manico è un capolavoro, secondo me, questo manico d'acciaio, questa lavorazione incisa, bellissima. Paradigm, Diamond Black. Poi, beh, ancora una volta lo ringrazio Marco Rinaldi per questo. Per questo pezzo di artigianato, perché l'ha fatto tutto lui. Io non pensavo. Dal teschio, dal materiale,
i due proiettili incastonati come occhi, il pennello invece chiaramente non lo fa lui, però lo sceglie lui, è un pennello, è un ciuffo, è veramente un ciuffo di tasso ad alta densità che fa veramente un lavoro molto importante. Essendo, come vedete, piccolo il teschio, no? È ottimo per il montaggio in viso. È assolutamente ottimo per il montaggio in viso. Grazie Marco, perché lui non lo fa per me, per lavoro, ma lo fa solo per le persone che lui reputa, come dire, amici suoi, insomma. Quindi è un privilegio, lo ringrazio. Crema e dopo barba, eccoli qua. Eccolo qua, quello l'ho già riposto. Classico prodotto a basso costo, devo dire la verità, non mi ha deluso, non mi ha deluso la crema, monta molto bene, non mi ha deluso la dopo barba, che è molto classico. Come dire, va benissimo per chi vuole radersi con prodotti di qualità a basso, a costo relativamente basso. Se non mi ricordo più quando l'ho pagato, mi sembra 12, mi ricordo vagamente una decina di euro o qualcosa di più, questo e altre, comunque poco, però funzionano molto bene. Bella accoppiata Lea, brava Lea. Bene, io vi ringrazio, vi saluto. Se la prossima settimana avrò delle altre novità, ma vi dico già che ce l'ho, ve le farò vedere. E quindi niente, nessun passo indietro, se vuoi un passo di fianco, cioè c'è chi giustamente e legittimamente, attenzione, io non ritengo che sia niente di male a proporsi come trasformare un'attività ludica in una attività non ludica, ma nel mio caso io non posso neanche, come dire, ormai ho il bagno che è completamente pieno di saponi. Dovessi comprarne uno per ogni volta che faccio la barba, diventerei, cioè, a parte che mia moglie mi caccia di casa, ma comunque mi rovinerei. Quello che posso fare lo faccio. Se c'è una cosa, io ho collezionato un rasoio, come sapete, ne ho adesso 167. Quindi quando ci saranno novità, cose da far vedere, assolutamente siamo sempre qua, come siamo sulla pagina di Facebook. Ringrazio gli amministratori, che sono Luca Esposito, Matteo Predero, Contini, oltre a me, la pagina, il gruppo di Telegram e tutti i social in cui siamo presenti. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.